Amici di TV Luna, un cordiale e affettuoso saluto, buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Tifosi dalla Luna, il consueto vernissage con noi di TV Luna per parlare del nostro e vostro Napoli. Lo faremo all'indomani di una gara strepitosa avuta proprio contro l'Atalanta, ma giovedì c'è già l'Europa League e quindi parleremo subito in apertura. Però vi presento il mio ospite, il collega Enzo Danna. Ciao Enzo, ben trovato. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Bene così, vi parlavo della partita con la Z, la quale partita con la Z, sconvolgiamo un attimo la scaletta, vede un mini focolaio all'interno di questo club che dovrebbe venire a Napoli, e nel pomeriggio, se possiamo mandare anche la mia schermata dal computer, c'è stato l'intervento dell'assessore allo sport Ciro Borriero, che ha detto che la Z non deve venire a Napoli perché c'è un mini focolaio all'interno, bisogna rimandare la partita, e che sarebbe una notizia questa veramente incredibile. Allora subito ho voluto collegarmi via, ce l'abbiamo, via Skype con... Non ho capito, ce l'abbiamo? Al momento non ancora. Ah, non ancora. Vabbè, allora, Enzo, partiamo da giovedì e poi te ne facciamo un passo indietro. Sì, mi pare che questa situazione la si stia un attimo sottovalutando, quindi ha fatto bene l'assessore Borriello a intervenire in maniera anche piuttosto perentoria, perché poi tu hai parlato di mini focolaio, ma 9 contagiati non sono mica tanto mini. Questo è un focolaio vero maxi e proprio. Un focolaio, senza mini, senza maxi. È un focolaio vero e proprio. È un cippo di Sant'Antonio. È un cippo. Te lo ricordi il cippo di Sant'Antonio? Siccome no, certo. E beh, quindi può essere, indubbiamente può essere un rischio. Al momento non c'è nessun controordine, quindi la partita dovrebbe giocarsi. Però effettivamente, insomma, l'interrogativo uno se lo deve porre, perché se qui in Italia si è così anche rigidi, no? Nel far rispettare la quarantena, i calciatori, eccetera, bisogna capire un attimo che cosa sta succedendo all'interno di questa squadra olandese. Il Napoli ha già pagato uno scotto piuttosto importante giocando la partita col Genoa, quando i giocatori erano risultati tutti negativi tranne 2, e poi il giorno dopo la partita praticamente si è contagiata, sì, mezza squadra. Allora, abbiamo strappato a una riunione fiume in comune l'assessore Ciro Borriello, che ringrazio per questo, dovrebbe essere collegato con noi via Skype. Buonasera Borriello. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. Ecco, se ci date un po' di audio in studio, grazie. Dunque, la dichiarazione a tabù battente, non bisogna giocare questa partita, perché? Allora Angelo, io ho fatto un ragionamento molto semplice. Hai visto come siamo stati trattati in Italia per quello che è successo, con quasi come degli appestati per aver osservato un protocollo di legalità che è stato dato all'ASL, ossia avevamo un problema in casa Napoli, abbiamo avuto la responsabilità di non creare difficoltà negli atleti che avremmo dovuto incontrare da lì a breve. Ora hai visto che cosa è successo, hai visto come siamo stati trattati, hai visto anche che ci sono stati degli approfondimenti di indagine, perché c'è qualcuno che addirittura pensa a una combine tra la società sportiva Calcio Napoli e l'ASL. Allora a questo punto bisogna fare veramente attenzione per quello che succederà nelle prossime ore, per quanto arriverà questa squadra sicuramente con un focolaio in corso. Ecco, tu hai detto non bisogna giocare, bisogna rimandare la partita. Ma questa partita da rimandare, chi potrebbe rimandarla? Perché adesso qui non si capisce bene se è la regione, se è l'ASL, se è il governo, se è la FIFA, se è la UEFA. Chi può fermarla questa partita? Chi può fermarla, assessore? Ciro? Ma guarda, in questo momento c'è una grandissima confusione. Io mi sono preoccupato di difendere il nostro e di difendere quello che dobbiamo provare a difendere nei prossimi casi di giudizio, quando insomma il Napoli dovrà affrontare un'altra vertenza. E difendere e mantenere una posizione, ossia non siamo andati a giocare a Torino perché c'era una probabilità alta di contagio di altri atleti, e quindi abbiamo avuto un senso di responsabilità nel non rovinare, come dire, la tranquillità dell'ambiente, insomma, bianco-nero. Per cui noi abbiamo avuto responsabilità, la nostra ASL si è preoccupata, insomma, di una difficoltà e soprattutto di una probabilità di contagio che i nostri atleti avrebbero potuto creare agli studenti. Ora io dico, visto che ci sono stati degli approfondimenti di indagine, ci sono state delle attenzioni massime, c'è chi addirittura ha sentito, come dire, alcuni giornalisti che dicevano che c'era una combine, perché noi probabilmente rimandando la partita avremmo affrontato la Juve con più tranquillità.
Allora di cura, facciamo attenzione a quelle che sono le prossime mosse. Sì, io veramente all'indomani poi di questo decreto del ministro Spadafora, che ha bloccato le partite di calcetto, le partite dei campionati minori, eccetera, lasciando soltanto i professionisti a poter giocare. Però, ti faccio questa domanda e poi chiedo a Enzo se vuole farti una domanda e poi ti libero. Ti volevo chiedere, ma insomma, questa situazione continua, no? Anche perché non arrivano notizie dall'Olanda se c'è un peggioramento, se c'è un miglioramento, se magari i test sono stati rifatti o si rifaranno. Cioè, io qui vedo che effettivamente c'è molta leggerezza da parte di tutti. Angelo, sì, vedi qualcosa di vero, insomma, di leggerezza. È chiaro che, stante alla situazione del momento, i giocatori della squadra olandese andrebbero tamponati, messi un attimino in quarantena in attesa, diciamo così, del risultato e poi vedere, insomma, qual è la situazione. Questo è il minimo per la sicurezza dei nostri atleti, perché io parlo della sicurezza dei nostri atleti. Certo. E incontrandosi con altri atleti dove c'è un focolaio importante, noi siamo stati 15 giorni in quarantena, i due nostri calciatori hanno pagato, insomma, per quello che è successo in Napoli-Genoa, io farei veramente molto attenzione. Ma questo anche per non minare quanto di buono è stato fatto finora. No, tra l'altro il Napoli è sfortunato, perché ogni volta che gioca con una squadra c'ha 9 positivi dall'altra parte. È successo col Genoa, succede anche con la Z adesso, fino ad ora. Volevi chiedere qualcosa, Enzo? Sì, assessore, buonasera, sono Enzo Danna, ciao. Senti, ciao. Hai risposto in maniera esauriente alle domande che volevo farti, che poi era quello che ci interessava più da vicino. Ti faccio una domanda al tifoso Borriello. Secondo te questo Napoli, visto all'opera in queste prime partite, può inserirsi nella lotta per il titolo? Assolutamente sì. Quello che è stato offerto già in queste prime 3 giornate è un indizio già sufficiente per quanto il Napoli può essere in questo momento competitivo in un campionato che è un po' più livellato verso il basso, visto che la Juve si è rinnovata in maniera importante, un allenatore nuovo. Non esprimo, insomma, giudizi su questo. L'Inter presenta vecchi nuovi problemi, il Milan è una squadra bene attrezzata, ma è una squadra giovane e molto dipendente da un unico calciatore. L'Atalanta l'abbiamo affrontata e battuta, direi, veramente senza nessun appello, perché, ma chi dice che i giocatori erano stanchi dice una grande sciocchezza, perché i giocatori hanno giocato, sono pagati per giocare a pallone, non è che vengono dalla nazionale e sono stanchi. Quel meccanismo perfetto che era l'Atalanta, insomma, sabato pomeriggio si è inceppata perché ha trovato una squadra con un meccanismo altrettanto perfetto, per cui credo che Napoli possa tranquillamente inserirsi nella lotta allo scudetto. Ciro, chiudo con una domanda che non vuole essere una provocazione, ma semplicemente un invito. In tribuna ci mancano ancora questi 5 cupolini. Me l'aspettavo. No, voglio dire, li ho fotografati ieri, pensavo che in questi 15 giorni qualcosa succedeva. Sono 5 cupolini. Anche la posizione geometrica. Si possono sistemare questi 5 cupolini. Però voglio darvi una buona notizia. Daccela. Che non riguarda soltanto la tribuna stampa, ma riguarda tutta la copertura dello Stadio San Paolo, perché abbiamo ancora qualcosina di, diciamo, di risorse per le Pinezziadi, e c'è già il progetto approvato, quindi passeremo alla verifica di tutti i cupolini dello Stadio San Paolo, quindi verifica e anche la sostituzione di quelli, insomma, mancanti. Ah, meno male, in tribuna in questo periodo 4-5 pioveva ancora ieri e quelle zone erano impraticabili, però sono sicuro che 5 cupolini almeno in tribuna, visto che adesso negli altri settori non si va, almeno si possono mettere, insomma, vediamo di risolverlo qua. Speriamo per tutti quanti, perché auspichiamo al più presto. Certo. Buon lavoro, questa riunione Fiume, parlerete anche di questo, no? Parlerete anche di questo in questa riunione fra poco, col sindaco? No, una riunione un po' più politica. Ah, più politica. Allora, in bocca al lupo e grazie sempre. Buona giornata. Ciao, buona grazie. Serata. Torniamo a parlare di Napoli-Atalanta. Perché stamattina mi sono svegliato molto bene, perché quando io vedo questo titolo del Corriere dello Sport, eccolo qua, Napoli, Sigurs, è favoloso questo titolo. Tifosi sempre più convinti di una squadra che regala emozioni. Le magie di Lozano e Osimhen, il gigante Bakayoko, la città sogna. La lezione a Gasperini è un messaggio alla concorrenza, talenti purissimi e forza atletica. Anche Gattuso è nella corsa al titolo. E quindi, benissimo, benissimo così. Attenzione però. Ecco qua, il pompiere.
troppa euforia, attenzione, mi fa piacere perché era da tempo che non c'era un titolo così importante a nostro favore, Angelo. Sì. Devo dire che, penso anche tu, ma credo un po' tutti i tifosi, dopo la sentenza del giudice sportivo, no, ci aspettavamo una reazione... Sì, allora, gli highlights del Napoli, ci fermiamo un attimo, gli highlights, abbiamo un problema, il tuo microfono lo risolviamo subito, gli highlights del Napoli e poi torniamo in studio. Bene, bene così, stavi dicendo una goleata, via. Sì, ci aspettavamo sicuramente una reazione rabbiosa, no? Veemente da parte della squadra, ma penso anche il tifoso più sfegatato non si sarebbe mai aspettato che il Napoli riuscisse a surclassare in questo modo l'Atalanta con 4 gol nel primo tempo, ma i gol potevano essere anche di più. Questo attacco champagne, spumeggiante che funziona in maniera spettacolare con Osimhen che finalmente si è sbloccato, ma che è il vero giocatore che fa la differenza, no? In questa parte offensiva del Napoli, perché è quello che crea gli spazi, che con la sua velocità, con la sua agilità, ma anche con la sua fisicità si trascina avversari e crea spazi per gli avversari. Insomma, fin qui possiamo dire di essere soddisfatti di questo scorcio di campionato per il Napoli e pensare che c'è qualcuno che ancora dice che il Napoli non voleva andare a giocare a Torino con la Juve perché aveva paura della Juve. Allora, vediamo queste immagini. Federico, mi piaceva quella inquadratura bella, così facciamo vedere anche le tante sintesi che abbiamo da questi highlights dopo le partite. Visto che ce le abbiamo, le mandiamo. E naturalmente tutti per Osimhen, che è un giocatore, Enzo, io ero allo stadio e ti posso dire che fa reparto da solo. È un giocatore che si porta dietro due avversari, ma poi non gli dà la possibilità di anticipare, va sempre incontro al pallone, fa salire la squadra, difende bene il pallone e smista poi a destra e a sinistra avviando la ripartenza. E molto spesso il Napoli è andato 3 contro 3, 4 contro 4 e noi sappiamo che quando il Napoli va 1-1, uomo contro uomo, agli uomini che possono saltare l'avversario. Ma c'è un dato, una variante importante che ha dato Osimhen al Napoli, che il Napoli non aveva negli anni scorsi: finalmente possiamo verticalizzare, cioè non abbiamo bisogno di fare 40-50 passaggi per arrivare in area di rigore, ma con le verticalizzazioni il Napoli riesce praticamente a trovare gli spazi giusti per gli inserimenti di tutti gli attaccanti. Certo, e naturalmente bisogna anche ricordare che il Napoli ha avuto un predominio pazzesco, quasi inaspettato, perché si pensava che l'Atalanta, Enzo, poteva dominare al centrocampo, poteva tenere palla, poteva sicuramente dar più fastidio al Napoli. È stato finanche troppo agevole battere questa Atalanta. È stato bravo Gattuso, vabbè, molti hanno detto che il Napoli ha approfittato della stanchezza dell'Atalanta, molti giocatori erano andati a giocare con le rispettive nazionali, Gomez probabilmente non era al meglio, lo stesso Zapata e poi Gasperini, che ha mandato in campo dal primo minuto magari giocatori che, come Ilicic, che non giocavano da tempo. In realtà è stato il Napoli a sorprendere l'Atalanta, perché il Napoli innanzitutto che non si è snaturato, no? Avevamo detto da questi schermi che il Napoli non doveva snaturarsi, non doveva adeguarsi alla pericolosità dell'avversario e inserire un centrocampista in più come da più parti era stato esortato. Gattuso è rimasto fedele a questo modulo che pare molto congeniale per la squadra, perché evidentemente mette in evidenza le caratteristiche positive soprattutto degli attaccanti, e il Napoli ha avuto fin troppo, come giustamente hai sottolineato tu, vita facile. Vita facile. 7-28 14-14 il numero per andare in diretta come ogni settimana qui con noi, aspetto le vostre chiamate oppure i messaggi, ma stasera avremo tantissime cose da offrirvi. Andiamo al telefono, pronto? Angelo, buonasera. Ciao, chi sei? Buonasera. Sono Mimmo, saluto anche Enzo. Buonasera. Ciao, Mimmo, prego. Volevo sottolineare, allora, benvenuto, se mi consentite, il Borriello deve sapere, e il Napoli credo che lo faccia, quello di far sapere a tutti di questa pericolosità, nel senso che verba volant, scriptura manent, se io dico una cosa qui tra di noi è una cosa, ma se io do queste notizie all'OMS, al ministro Speranza e dico: senti, noi corriamo questo rischio, la partita la vogliamo giocare, come possiamo fare per cautelarci? In più,
se mi consentite, aggiungo un dettaglio non da poco, quello di sentirsi col presidente dell'Alkmaar e dare la disponibilità, laddove ce ne fossero le condizioni, di rimandare la partita. Vabbè, Mimmo, ma non penso che noi dobbiamo dire che deve fare il Napoli, io penso lo sapranno, no? No, perché ci possono dire tante cose. Ci vuole il badante. Volevo dire che noi ci troviamo a che fare con un certo Ceferin e una certa UEFA che ha fatto giocare le due partite dell'Atalanta col Valencia in pieno Covid e con tanti morti già a terra. Quindi non è che abbiamo a che fare con un ente, là guardano solo i soldi. Sei stato chiaro. Se sono i morti, allora sei non stato interessa. Chiaro. Grazie. No, Mimmo, per quanto riguarda il campo. Mimmo, hai servito tutto il tempo. Ti sei preso già un minuto e mezzo per parlare di una cosa. Quindi praticamente è importante. Aspettiamo, diamo lo spazio anche agli altri. Su, sentiamo anche gli altri. Dici una cosa veloce sull'Atalanta, su, la partita. No. Vai. No, io posso dire solo una cosa su un certo giocatore che ha giocato in maniera spettacolosa da un punto di vista della posizione in campo. Sto parlando di Fabio Ruiz. Sì. Grazie dell'ospitalità. Grazie Mimmo. Ciao Fabio. Grazie anche alla presenza di Bakayoko, che non era al meglio e lo abbiamo visto. Tu che eri allo stadio sicuramente hai potuto carpire ancora meglio, no? Qualche difficoltà. Non è ancora al massimo della condizione, ma tecnicamente c'è una visione e una calma di gioco pazzesca. Questi due hanno caratteristiche che si integrano alla perfezione, perché lui è più fisico, più incontrista, più giocatore che va a spezzare il gioco, ma è bravo anche nell'altra fase Bakayoko. E Fabian può mettere in evidenza tutta la sua eleganza. Certo che sì. Allora, una nostra vecchia conoscenza, mentre vediamo sempre le immagini, sono bellissime queste immagini. Abbiamo un'altra telefonata, vediamo un po'. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Voglio fare i complimenti al mio Napoli. Io sono una signora di 68 anni. Il mio Napoli mi ha fatto un bel regalo del mio compleanno. Auguri. Oggi è il mio compleanno. Auguri. Grazie, come il mio Napoli mi ha fatto grande, un regalo più bello di questo non me lo potevo fare. Signora, come si chiama lei? Anna, ecco. Chiamo da Avellino, sono la signora Anna di Avellino. L'abbiamo riconosciuta, signora. Ma lei lo conosco, lei. Ma come lei, signora? È innamorata. Ma si è dimenticata di me, Anna, ti sei dimenticata, ci davamo del tu un tempo. Va bene, lo posso dire una cosa, lo trovo proprio un bell'uomo, complimenti, sei ringiovanito. Come ringiovanito? Qua ci becchiamo noi, si ringiovanisce lui. Magari Anna, magari, ma parliamo del Napoli, dai. Sì, lo so, il Napoli, lei lo sa, io capisco molto, però voglio dire soltanto in bocca al lupo a Napoli, anche grazie. Con il Benevento. Forza Napoli, un bacio a tutti voi. Grazie Anna, auguri. Auguri di buon compleanno. Saluti, grazie. Saluti a tutti gli amici su Facebook. Tutti gli amici, salutiamo. Grazie. Allora, Gasperini a fine partita. Un uomo, una tristezza. Mamma mia, che tristezza. Ma lui è triste anche quando vince. Vediamo. Sì, Gasperini che anche durante la partita era rimasto così incredulo a quello che vedeva. Insomma, scioccato ai gol che il Napoli rifilava alla sua squadra. Certo, l'Atalanta ci ha messo anche un po' del suo, no? Lo ha rimarcato l'allenatore, la difesa non mi è sembrata proprio impeccabile, però credo che molto merito sia proprio come il Napoli ha affrontato la partita. Il Napoli ha sorpreso l'avversario. Intanto vi dico subito che Gattuso e il Napoli si stanno incontrando. Si parla del rinnovo del contratto, finalmente, alle condizioni naturalmente che vuole Gattuso, perché adesso c'ha lui la spada dalla parte del manico. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi ritorniamo perché abbiamo tante cose ancora da vedere insieme. Ci nuovamente collegati con TV Luna, saluto anche quelli che ci guardano attraverso Sky 808, il collega Tagliamonte mette il suo canale collegato con noi, SATV con TV Luna, quindi ci seguite anche da tutta Europa. Abbiamo sentito Gasperini, fra un po' sentiamo Gattuso, ma andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Eccoci. Eccomi qua. Yes, buonasera. Volevo fare un chi complimento. Chi sei e da dove chiami? Sono Marco da Napoli Centro. Marco, prego. Eccomi qua. Allora, volevo fare un complimento, ma è quasi banale fare un complimento a Gattuso, perché
cioè ci sta addirittura sbalordendo Gattuso, cioè cominciare giovane, tra le altre cose giovani, quindi ancora altri margini, ma mi ricorda un po' Mourinho, cioè questo riesce a cambiare modulo durante la partita, cioè una cosa che solo qualche genio della panchina è riuscito a fare. Veramente complimenti, cioè questo è qualcosa di eccezionale come allenatore, almeno da come si sta comportando e come sta migliorando. Beh, diciamo che ha un bel coro di artisti tra le mani. Sì, quello sì. Sì, questo è vero. Però si vede la mano, è difficile, in una partita la cosa più difficile è vedere la mano, perché qua siamo tutti tifosi, guardiamo dove va la palla, ma se per un attimo ci dimentichiamo della palla e guardiamo lo schema, si vede la mano dell'allenatore. Certo. Io veramente vorrei fare anche in questo momento di Covid un abbraccio fortissimo, perché ci sta facendo divertire. Pensavo che più di Sarri qua a Napoli come schemi, cioè non ci fosse, ma questo ci sta veramente meravigliando. Io sto sempre con un gruppo di amici a vedere la partita, ci sta meravigliando perché cambia modulo durante la partita stessa, cioè si adegua agli avversari. È chiarissimo. Grazie del suo intervento. Grazie. Adesso facciamo commentare Enzo. Sì, prego. Rispondiamo anche, facciamo una puntualizzazione, perché più che cambiare modulo, come hai visto, Gattuso ha cambiato i giocatori, cioè ha cambiato gli interpreti. Forse era questo quello a cui alludeva il nostro telespettatore. Pur senza gli interpreti principali, quelli che avevano così bene iniziato la partita, surclassando l'Atalanta nel primo tempo con un 4-0 che non ha storia, nel secondo tempo lui ha cambiato gli interpreti, ma ha mantenuto lo stesso modello di gioco, addirittura facendo una cosa che mi ha sorpreso in maniera positiva, in maniera anche straordinaria, mettendo due terzini a fare praticamente gli esterni d'attacco, Gulam, ecco, da una parte, perfetto, ma qui dall'altra. Grazie Federico, se ci mandi sempre le immagini, ancora quelle immagini lunghe che abbiamo preparato, così possiamo far vedere anche da altre prospettive le azioni del Napoli. Se andiamo un attimo sul mio computer, vediamo che oltre a giocare per il campionato, Gattuso punta forte anche sull'Europa, l'Europa League. Nella prossima partita si annunciano alcune novità, dovrebbe esordire Meretti in porta, dovrebbe giocare Mario Rui, dovrebbe giocare Lobotka, dovrebbe giocare anche Maksimovic. Chiaramente questo turnover non forse anche in attacco addirittura, ecco, un po' sì, di turnover, eh? Forse, ecco, non forse Petagna potrebbe giocare dall'inizio, forse Petagna addirittura, ecco, sì. Questo che cosa comporta, Enzo? E cosa comporta? Intanto io chiaramente mi metto nei panni dell'allenatore, siamo agli inizi del campionato, della stagione, probabilmente la squadra non è ancora al top della condizione, non al 100%, quindi giocare tre partite in una settimana non è semplice, il Napoli poi sarà impegnato in un derby tutt'altro che semplice domenica pomeriggio, quindi è giusto fare turnover. Attenzione però a non fare troppo turnover, anche se quest'anno la rosa del Napoli è talmente ampia e talmente di qualità che il tecnico si può permettere di cambiare più di un giocatore. Vedremo quanti ne cambierà, chiaramente non sarà lo stesso Napoli, però sono molto curioso di vedere se certi meccanismi saranno poi gli stessi. Diamo una buona notizia, Lorenzo Insigne oggi si è allenato con il gruppo, però io, ecco, sono arrivate le immagini, bene, Lorenzo Insigne si è allenato con il gruppo e naturalmente... Ma io non lo rischierei già giovedì, ecco, sera. Non giocherà giovedì, ma dovrebbe far parte poi delle convocazioni della gara col Benevento, sì, di domenica prossima, sì, io alle sono, 15. Sono curioso anche di un'altra cosa, Angelo, perché ora che entra Insigne, vabbè, entreranno anche Zielinski, che finora era stato titolare, poi ci sarà Elmas, che era stato un ottimo sostituto, ma quando rientrerà Insigne, come fai a scompaginare, diciamo, quella parte lì, quei quattro lì davanti, come fai a modificare quell'assetto che ha trovato dei sincronismi perfetti, no? Perché Lozano
da destra va a sinistra, gioca addirittura meglio. Politano da quella parte sembra un carro armato. Mertens ha trovato la posizione ideale, avevamo immaginato che da falso 9 fosse il falso 9 fosse il suo ruolo ideale, ma mi sembra che invece quello di Mertens, il ruolo ideale di Mertens sia proprio quello che sta facendo adesso, cioè quello di, tra virgolette, trequartista, no? Di rifinitore dietro Osimhen. Come fai a scompaginare questo assetto ora che entra Insigne? Bella domanda. Beh, deve essere l'intelligenza dei calciatori, deve essere l'intelligenza anche di chi poi si mette a disposizione di trovare un equilibrio, e poi spetta a Gattuso, ragazzi. Ma allora noi abbiamo una squadra con tante forze, è come se tu c'hai tante punte di diamante, cerchi di farle girare, farle ruotare, farle sentire tutti importanti. E Gattuso sotto questo aspetto sta facendo questo lavoro, lo testimonia come l'abbraccio di Osimhen, per esempio, a Gattuso, sì, ma a tutta la squadra che si è stretta intorno anche a Bakayoko, che si è stretta intorno a Lozano. Ecco, Lozano, possiamo dire che è un merito di Gattuso, ma non c'è proprio dubbio. Lozano, in tanti volevano cederlo. Ma io oggi leggevo da qualche parte, non ricordo bene su quale sito, che Gattuso pare che abbia detto alla società: non vendiamolo perché io questo qui lo rigenero e sarà titolare. E così è stato. Fine mo ha indovinato. E allora, mentre scorrono ancora le immagini, poi dopo le riprendiamo da questo punto, Federico, perché voglio vedere dopo che succede, andiamo a sentirci Gattuso in conferenza stampa. Tra l'altro queste conferenze stampe di fine partita sono veramente una tristezza, perché non ci sono manco i giornalisti che possono fare domande, ce n'è uno solo, che dopo 3-4 domande esaurisce tutto quello che deve dire e se ne va. Andiamo a sentire Gattuso. Sì, e su questo argomento l'avvocato Grassani oggi ha parlato e ha detto: confermiamo il ricorso, partirà a brevissimo. Napoli, che naturalmente tende a dimostrare come avrebbe fittato anche un aereo la domenica mattina, avrebbe già prenotato un aereo per partire, ma che cosa, però non è stato possibile causa dell'asta. Sentite le parole di Gattuso? Sì, era molto soddisfatto, ha fatto tanti complimenti alla squadra. Io credo davvero che forse nemmeno il tecnico si aspettasse, no? Che già alla quarta giornata di campionato, cambiando un modulo che tutto sommato, Angelo, non è stato poi provato granché, no? Mai. E quindi l'allenatore è sorpreso di questa reazione, diciamo, della squadra e di come la squadra stia assimilando questo nuovo sistema di gioco. La verità è che quando hai tanti giocatori bravi, tanti giocatori forti in determinati ruoli, è difficile che ti possa sbagliare. Il Napoli sta trovando, e chiudo, anche gli equilibri giusti, perché molti avevano detto: no, ma solo due centrocampisti, una squadra troppo offensiva. No, perché tutti si sacrificano e tutti tornano a difesa quando la squadra ovviamente si difende dagli attacchi degli avversari. 7-28-14-14 per andare in diretta con noi. Intanto vi dico che sabato ha giocato la Z. Se possiamo andare un attimo sul mio computer, Fede, ti sto facendo un po' impazzire oggi tra i filmati e il computer. Eccolo il computer. 2-2 il punteggio in casa con il Venio. Vinceva 2-0 la Z, poi espulso Svensson al 41esimo, a quel punto negli ultimi 5 minuti, 86esimo e 88esimo, vedete, il Venio ha pareggiato la partita 2-2. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera Angelo. Ciao, buonasera. Alfredo da Fragola. Alfredo, prego. Buonasera anche al signor Enzo. Buonasera, ciao. Angela, sto godendo ancora, perché sarò una persona all'antica, ma io sto godendo ancora di questa partita. Allora siamo due all'antica, pure io. Facciamo tre, dai. Siamo tre all'antica. Io sono un sanguigno, vengo dai quartieri spagnoli. Oggi un amico mio, Rosario, ha detto: Angelo, dillo che siamo fortissimi. Comunque la mia domanda è questa. Sì, fortissimi. Io vedo un giocatore oggi che mi sembra rinato. È un terzino, sai, non lo so, sta a giocare a calcio di nuovo, non lo so, lo vedo proprio cambiato. E quell'altra domanda è questa: abbiamo due grandi portieri, ma due grandi portieri veramente, per me Ospina fa impazzire, perché quando i portieri sanno giocare con i piedi è una cosa straordinaria. È vero. Vorrei una vostra risposta, e forza Napoli sempre, e buonasera. Grazie, risponde Vincenzo. C'è poco da aggiungere, perché Isai l'anno scorso ha avuto anche lui qualche problema e diciamo che a un certo punto del campionato era stato quasi messo in disparte.
Quest'anno invece Gattuso punta molto su di lui e Isaia ha un ruolo strategico perché da quella parte, sulla sinistra, Gattuso preferisce lui a un giocatore con caratteristiche più offensive, proprio perché la squadra appunto in avanti ha un atteggiamento molto offensivo. Per quanto riguarda Ospina, a me piace tantissimo. Ospina è un grande portiere, ragazzi. Come Meret un giorno forse lo diventerà, ma Ospina è un grande portiere. C'è una notizia, prima di andare alla telefonata, che mi volevi dare. Sì, prima. Il presidente della federazione albanese ha detto che la partita, secondo lui, va giocata regolarmente perché ovviamente c'è questo famoso protocollo che vale anche per l'UEFA e la Z Alkmaar ha 13 giocatori a disposizione per poter giocare e quindi al momento la partita si gioca. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera Angelo. Ciao, buonasera a te. Sono Vito, un saluto al signor Danna che è un po' di tempo che non vedo in televisione. Buonasera. Infatti, io dico perché comunque è stato sempre un giornalista comunque molto elegante. Molto e infatti ogni volta che io ritorno da qualche parte lo chiamo perché dico... Ti ringrazio, ciao. No, salve. Vabbè, sono abbastanza, come si dice, giovane, però ricordo il primo passo dopo la radio di Napoli, quindi sì. Diciamo... È un piacere. Allora, due cose velocissime. Prima di tutto, a me una cosa che mi diverte tantissimo è la semplicità e la giovialità che mette Osimhen in campo. Sembra che sta giocando quasi in un campetto con i suoi amici, cioè a palazzo. È una bella sensazione che dà, perché comunque è un ragazzo che va avanti, indietro, corre, sopra, sotto, scatta. Guarda che gol che ha fatto, guarda che gol, guarda. Sì, infatti questo qui qualcuno ha detto no, ma quello ha sbagliato perché cadendo, no, secondo me è proprio un gol cercato. Certo. Perché comunque si vede proprio che mira quell'angolo e comunque ce l'ha, anche se un po' acerbo ancora nei tiri, si vede ancora, deve ancora affinarsi ancora il ragazzo, quindi secondo me avrà tutto il futuro davanti a sé. Questa è la cosa che volevo dire. E poi su Bakayoko, scusate, diciamo... lo trovo come una piccola metafora. Noi a casa tutti quanti abbiamo un tavolo e comunque un po' palo, una sedia, e noi per mettere più stabilità a quel tavolo, a quella sedia, sotto ci mettiamo il classico pezzotto di legno, e quello bagaglio è proprio il classico pezzotto di legno che mettiamo sotto il seggio per non far ballare le sedie e i tavoli, e lui comunque ha dato stabilità con sostanza, ha dato certo, consistenza certo. E comunque secondo me sono cose che Napoli, secondo me, Bidigalle gli è votato, non so, gli ultimi 200 tantissimi di quella stazza e comunque hanno dato quella fisicità. Certo. E secondo me Bakayoko può essere comunque quel tassello che dà ulteriore sicurezza alla squadra. È stato chiarissimo, grazie del tuo intervento. Grazie, ciao. Adesso andiamo un attimo sul computer, ragazzi, perché Fornu, l'arbitro del pareggio della Juve a Crotone, designato... E qua ti volevo. Ecco qua, è stato premiato, no? Stato premiato, no, non è che l'hanno promosso internazionale, no, non è che gli hanno fatto fare una gara di Serie A, no, non è che gli hanno fatto fare una gara di Serie B, l'hanno messo come quarto uomo in... Io lo sapevo. Allora, aspetta, io ho letto però, attenzione, perché l'illazione ovviamente parte facile, no? Allora il sospetto, come dire, la battutina, questo qui finalmente, un arbitro che dirige alla pari la Juventus. Senza sudditanza. Senza sudditanza, senza timori reverenziali, questo qui non verrà punito. E poi quando è uscito, no, molti dicevano stamattina sui social, no, sui siti, eccetera. Anche io. Quando poi hanno letto che era stato designato come quarto uomo di una partita di Serie B, eccola qui, ecco la punizione divina. Vedremo se gli affidano un bel derby. Ma non lo so, intanto poi ho letto da qualche parte che è l'unico che ha arbitrato ieri che sarà impegnato anche la prossima domenica. Quindi... Andiamo al telefono, poi c'è Sergio. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Paolino da Palma Campagna. Sì, dai. No, proprio riguardo a questa notizia dell'arbitro, guarda, io spero che è un caso, perché... Ma lo capiremo subito se è un caso, guarda. Guarda, allora forse io spero che è un caso, perché altrimenti qua si spiega tutto, vedi? Se vuoi fare carriera, non andare contro la Juve. Sto sbagliando, Enzo?
Allora, guarda, io sono d'accordo con te. Più che sperare, io credo che sia davvero un caso. Poi vedremo, perché chiaramente noi siamo qui, come io sempre dico, a raccontare e a testimoniare, certo, no? quello che accade. Sarebbe no, veramente... Se è stato disegnato a Crotone Juve, ci sarà un motivo? All'improvviso l'hanno messo alla prova. Allora, è un arbitro giovane, finora mi pare che abbia diretto 7-8 partite, quindi non è quest'arbitro navigato, però dalla personalità che ha mostrato ieri a Crotone è uno che sicuramente ha talento e può fare strada. Vediamo se gliela fanno fare la strada. Senti, una domanda veloce su Lozzano. Riguardo Lozzano, no? Che l'anno scorso si diceva questo è scarso, qua, là, tutte queste dicerie. Ma secondo te, all'improvviso è diventato bravo, ma secondo te è stata bravuta di Gattuso o è quell'anno che non si capisce che uno bisogna aspettare? Ti faccio rispondere, grazie, ti faccio rispondere. È un po' di tutto, Angelo, sì, era il primo anno di ambientamento, si è venuto a trovare in una squadra che aveva tanti problemi, probabilmente lo spogliatoio non l'ha neanche aiutato. Accolto e non l'ha neanche aiutato. Quest'anno sì, grande contributo da parte di Gattuso che lo fa sentire, lo ha fatto sentire un protagonista, un giocatore importante. Allora, da oggi, cari amici telespettatori, parte una nuova rubrica. È una rubrica che, lo so, vi farà, adesso succederà confusione, succederanno critiche, succederanno telefonate, inviti, che già rubrica? Me li immagino. Io non so niente, non che, c'è niente. Che è sta rubrica? Tu lo ricordi il nostro amico Sergio Vessicchio? Sì, come no, certo. Passato alla gloria per aver fatto un sito contro Collina, passato alla gloria per aver fatto un attacco con Barbara D'Urso, te lo ricordi? Sì, certo. Lo ricordate anche voi, litigò con Barbara D'Urso. Bene, lui è, diciamo così, è un giornalista di fede, è un po' juventino, diciamo così, no? Però è uno juventino è un che... Un po' o è juventino? No, lo è, però è uno che comunque, voglio dire, a parte questo problema, è un carissimo ragazzo, un bravo ragazzo. Insomma, ragazzi, l'ho convinto a fare un punto sul campionato. Adesso succede la confusione, lo immagino, perché dici tante cose vere, molto dure, molto dirette. Io gli ho fatto anche una sigletta, tanto per capire con chi abbiamo a che fare e con chi avremo a che fare. Vediamo il punto di Sergio Vessicchio con la nuova sigletta. Io ti metto KO, questa è la verità, con me non la spunti mai, con me vai KO, con me vai KO, con me non la spunti mai. Saluta Mazzola, ciao. Non importa come si chiami l'arbitro di Crotone Juventus, sta di fatto che questa mattina tutti quanti parlavano di promozione ad arbitro internazionale, perché il circolo mediatico cosa ha fatto? Ha invertito totalmente l'atteggiamento di questo direttore di gara, che l'altra sera in Crotone Juventus, al di là degli aspetti puramente tecnici, che il Crotone ha nettamente meritato di pareggiare, forse poteva anche vincere la partita, ha praticamente sconvolto il gioco del calcio. Immaginate se al contrario si fosse verificato che il calcio di rigore, invece di farlo un difensore della Juventus, l'avesse fatto un difensore del Crotone, oppure quel fallo di Chiesa l'avesse fatto un giocatore del Crotone, oppure il gol annullato a Morata sull'1-1 fosse stato annullato ad un giocatore del Crotone. Oggi interrogazioni parlamentari, giornali a 9 colonne, non se ne poteva più, campionato falsato, l'ira di Dio. E questo il senso di quanto poi si verifica. E la Juventus si sente dire ogni volta: vi sentite rubati. Ma questa è una storia che va avanti ormai da troppo tempo. E c'è una situazione di grande imbarazzo. Perché? Perché così facendo si portano gli arbitri ad essere condizionati. Collina ha fatto carriera sugli errori della Juve, a favore di chi giocava contro la Juve. Storiche sono le papere di Collina, uno dei peggiori arbitri in assoluto, fatto diventare dal circolo mediatico un arbitro importante, addirittura fa il designatore a livello internazionale. Ricordo che l'unico scudetto vinto in Italia dal Milan di Ancelotti, e Ancelotti ha allenato 15 anni, ha vinto un solo scudetto in Italia, l'ha vinto sulla Juventus nel campionato 2003-2004, sapete come? Ha vinto gli sponsor del Milan, cioè l'Opel e l'Adidas. Ne potremmo dire di centinaia, ma abbiamo pochissimo tempo per dirlo. Quindi quanto si è verificato l'altra sera a Crotone è sicuramente meschino sotto l'aspetto del circo mediatico, che ha detto che il rigore
inesistente a favore della formazione ospite, o meglio di casa, il Crotone, è stato concesso. Il rigore non c'era, Bonucci è fermo. Chiesa non va a martello, assolutamente, mette il piede sul pallone e hanno dimostrato attraverso le immagini che questo non fosse vero, addirittura hanno detto che il gol era da annullare. Ma perché fermano il frame un po' dopo e non al momento reale del passaggio? Perché l'imbroglio è anche mediatico, purtroppo è un imbroglio anche mediatico quello che quotidianamente ci fa assistere a sconci esagerati, e così si perde la credibilità. Allora, cosa costa dire che l'arbitro ha letteralmente sbagliato? No, questo arbitro italo-francese e belga dovrà essere promosso internazionale, i giornali di questa mattina. Questo vi deve far capire che cosa si verifica. Detto questo, al di là di ogni situazione, il campionato secondo me ha una capolista morale, che è il Napoli, ha una capolista tecnica, che è il Milan, e sicuramente in questo momento ha una grande sconfitta, la Juventus e Agnelli, perché lo stesso Agnelli, con la pirrata che ha fatto, praticamente ha messo fuori gioco la stessa squadra sua, che non si riesce a ritrovare, non si riesce a mettere in riga e non si riesce soprattutto ad essere dunque serena, perché Pirlo, ma quale allenatore? Ma lo chiamano maestro, ma maestro di che questo Pirlo? Maestro di che cosa? Un altro chiamavano maestro, avevo dimenticato, uno che ha fatto carriera parlando male della Juve, sapete chi è? Zdeněk Zeman, uno che si sta godendo una pensione esagerata, avendo avuto grandi contratti, parlando male della Juve. Più retrocesso d'Europa, più esonerato d'Europa, non si capisce quante persone lo hanno dunque mandato a quel paese, ma solo perché parlava contro la Juve. Lo hanno esaltato e portato ai vertici. Alla prossima. Adesso lo so, polemiche ci saranno. Non mi chiedere commenti, perché adesso te la vedi tu con i telespettatori. No, vabbè, io ho fatto. Ecco. Farà il punto anche il giovedì dopo le coppe e poi il lunedì dopo il campionato. Scherzo. E analizzerà la Juve, le altre squadre. No. Ma insomma. Sergio, no, mi è piaciuto quando ha detto che il Napoli ha un capolista morale, che è il Napoli. Ecco. Infatti, Sergio, non lo sapete, ma lui era nella questione Juve-Napoli, era a favore del Napoli, dicendo che non so come, di partire, come si può, come si può non essere a favore del Napoli, però sai, detto dagli juventini, no. Vabbè, ci fermiamo un attimo, poi dopo andiamo in diretta con le telefonate, abbiamo 20 minuti insieme, poi ci dobbiamo collegare anche con lo studio A di TV1, perché stasera grande trasmissione, stanno preparando da un mese questa trasmissione, e mi auguro che stasera vada tutto per il meglio, ma sono sicuro, con la nostra squadra tecnica e questi gruppi di ragazzi veramente straordinari che hanno fatto del loro lavoro una dedizione, ma ne parliamo fra qualche istante. Andiamo in pubblicità. Bene, rieccoci nuovamente collegati con TV Luna. Bene, e allora possiamo dare spazio ancora a qualche telefonata, poi dopo ci collegheremo fra un po' con Mario Adamo. Enzo, stavamo dicendo appunto della questione della partita con l'Atalanta. Abbiamo detto Napoli, detto Sergio, capolista morale. Se Napoli non avesse perso questi tre punti, vabbè, avrebbe vinto a Torino, ma se la sarebbe giocata, Angelo, perché il Napoli visto contro l'Atalanta, diciamo che poteva pareggiare, e la Juve vista in questo, il Napoli ci avrebbe due punti in più oggi, come sarebbe in classifica? Ma no, il Napoli poteva tranquillamente andare lì, sarebbe a un punto dal Milan. Ma no, il Napoli poteva vincere. Ah, vabbè, se poi vinceva addirittura a Torino, era a pari punti, no, sarebbe, la Juve era un punto dietro, sarebbe stato a pari dietro. Punti del Milan, voglio dire, pari punti, pari punti, certo, se avesse vinto sì. Però il Napoli tre partite fino a mo' ha segnato 12 gol, ne ha subito uno e ne ha subiti tre a tavolino. Esattamente, vabbè, i tre a tavolino, io mi auguro fortemente che questa sentenza venga ribaltata già dalla Corte d'Appello nelle prossime settimane. Certo, certo, certo. Anche perché veramente grida vendetta. E allora 728 14 14 è il numero per andare in diretta con noi. Io vi ricordo che il nostro programma non andrà in onda giovedì, perché giovedì ci sono le coppe. Giovedì ci sono le coppe e chiaramente c'è questo esordio l'Unazzurro Stadio contro una squadra, Angelo, che tecnicamente non è eccelsa. Il Napoli è decisamente più forte, una squadra anche decimata da, purtroppo, da questi casi di Covid che l'hanno colpita, però in campo internazionale
generale le partite sono tutte difficili, quindi bisogna sempre vincerla. Ecco, il Napoli parte favorito, ma attenzione, perché bisogna poi vincerla sul campo. Certo, bisogna vincerla sul campo, anche perché la partita di Europa League, che si giocherà, lo ricordo, alle 19, e il Luna Azzurra Stadio si collegherà alle 18 con la trasmissione, quindi parte per tutto il pre-gara, e poi si collegheranno con me chiaramente dal campo, dal San Paolo, ma non solo, ci sarà anche tutta la, la trasmissione centrata sull'Europa League. Napoli che ha un girone facile, Enzo? Sì, il Napoli sicuramente è la squadra più forte, credo, di questo girone, quindi non dovrebbe avere problemi a superare il turno. Chi ben comincia, come dice un vecchio detto, è alla metà dell'opera, quindi io direi di mettere subito in archivio con una vittoria questa partita, magari cercando di inanellare quanti più punti è possibile nella, nella fase andata, no, del girone, in maniera tale poi da fare anche qualche esperimento in più nel, nel girone di ritorno. Sì, sì, volevo vedere un po' di gol, perciò ho fatto con le dita così, eccoli qua, i gol del Napoli da tutte le parti, guardate, da tutte le immagini che non ci fanno mai vedere, qui si vede proprio la voglia, la capacità di andare a, a concludere. Guardate qua che bel gol di Lozano. Questo è il secondo gol, sì. Eh sì, si sposta il pallone sul destro, un po' un tiro alla Insigne. È vero, però, ha ricordato molto Insigne. Però mentre Insigne lo fa ancora più arcuato alto, lui invece ha mirato al paro basso e a girare. Non ci poteva arrivare il portiere, anche perché era leggermente coperto. Portiero che ha fatto due parate strepitose, le abbiamo viste prima. Quella su Mertens è eccezionale. Ecco, sì, sì, infatti. Meritava il gol anche Mertens. Meritava il gol anche Mertens. Ma al di là del gol di Mertens, vedete, Napoli gioca ormai tenendo un po' quel palleggio di benitenziana memoria, ma qui c'è Politano, guardate, si accende, c'ha questo tiro Politano che è difficile da, da prendere, no? Sì, guardate con sinistro che non è casuale, guardate con che forza ne ha fatti, lui si accentra, ne ha fatti tanti così, e poi carica e il pallone in porta. Sì. E forse sportiero un po' in ritardo, però Politano ce l'ha questo, questa azione. Ma no, è stata una fiondata nell'angolino, non è facile, sai, per il portiere coprire tutta la porta. Vedi che la palla va proprio a sfiorare il palo, quindi ecco, da qui forse si vede ancora meglio. Tra l'altro un tiro, una fiondata proprio da parte di Politano. Guarda lì, è proprio a fil di palo, è complicatissimo per il portiere arrivarci. Mezza altezza poi. Guardate quante volte ci fanno rivedere da tutte le parti questo gol, per apprezzarne proprio. E qui ho capito che Napoli aveva vinto la partita. E quando fa il 3-0? Questo è il terzo gol, no? Sì, è sempre quello. No, il terzo. No, no, è il terzo. Terzo gol. Beh, qui ha capito che aveva vinto la partita. Eh beh, sì, sarebbe stato molto complicato per l'Atalanta recuperare tre gol ad un Napoli in quella giornata lì. Sì. Un Napoli che è apparso qui a Osimhen, guardate, un altro tiro bello di Osimhen, un'altra parata bella di Sportiello. Questo è un bel taglio, una vecchia azione stile Caleon, sì, lo diceva anche il telecronista, sì. E qui invece poi Osimhen che va ancora alla conclusione, tira da ogni parte Osimhen, hai fatto caso? Avevamo visto le immagini prima che arrivasse a Napoli, no Angelo, ti ricordi? E beh, avevamo sperato tanto che potesse ripetere quei gesti e lui lo sta facendo, qui ha fatto uno stop incredibile, Sì, ecco, ha fatto questo può sembrare facile questo gol, ma lui ha fatto uno stop incredibile sul rilancio del portiere, ha mirato l'angolino, ha sorpreso letteralmente. Ne ha fatto più di uno Osimhen, più di uno ne ha fatto di questi stop che hanno fatto salire la squadra. Sì. Ha preso punizioni, ha preso, sì, falli. Sì. È uno che non gli toglie la palla, è un Zapata leggermente più, molto più, più agile, forse anche più veloce. Però forse gli manca ancora un po' quella sostanza di Zapata. Intanto se si dà sostanza gli perdi velocità. Però appunto, ecco, non so se è un male questo appunto, perché poi magari va a perdere un po' di agilità che per lui può essere importante. Ma come dicevamo all'inizio, la variante, ecco, qui stiamo vedendo bene il lancio di Ospina, lo stop a seguire e poi il tiro. E finalmente il Napoli può tornare a verticalizzare, Angelo. No, ma finalmente il Napoli comincia a tirare da fuori aria. Anche. Il gol di Politano. È il secondo gol da fuori aria, già ne aveva fatto uno. Il, sì, gol di Osimhen. È un Napoli che si affidava solo alle conclusioni di Zielinski. Anche questa è una caratteristica in più rispetto al Napoli. Insomma, questo Napoli sembra essere completo davvero in tutte le peculiarità.
Poi ho visto anche un Koulibaly che a parte in difesa, ma si è spinto anche più volte in attacco. Sì, forse se non si fosse spinto in occasione del gol dell'Atalanta avremmo evitato di incassare, perché in quell'occasione avrebbe chiuso. In quell'occasione lì sì, forse poteva evitare di spingersi fino al cerchio di centrocampo, però c'è stato anche un rimpallo che lo ha sfavorito. Tra l'altro il gol di Lammers era in... diciamo in gioco veramente per pochi millimetri. Sì, pochi millimetri. Pochi millimetri, perché c'era Isai dall'altra parte. E poi su questo, se voi, apriamo un'altra piccola polemica a proposito delle dichiarazioni del collega della RAI che ha detto che il fuorigioco della Juve andava valutato diversamente. Va. Sì, no, ma tra l'altro c'è stato proprio un attacco anche al Napoli. Domenica sera... il giocatore del Milan, ex giocatore del Milan, Costa Curta, ha detto una frase che ha lasciato veramente tutti attoniti. Ha detto praticamente: beh, se il Napoli ha vinto la partita, è per demerito dell'Atalanta. Per demerito dell'Atalanta. Non è stato il solo a dire così, perché in realtà la partita non l'ha vinta il Napoli, ma l'ha persa l'Atalanta. Ecco. Per loro, secondo loro. Sì, no, ma i demeriti dell'Atalanta sono quelli lì che naturalmente ha preso 4 gol, poi non ha mai tirato in porta, se non nell'azione del gol, se non un tiro di Gomez. Però io penso che noi... Napoli l'ha surclassata in lungo e in largo, c'è poco da dire su questa partita. Noi dal club, da questa trasmissione serale, riusciamo sempre ad avere delle piccole amarezze. A volte ci difende un po' questo Piccinini, che mi sembra l'unico a dire qualcosa di... giusto, no? Per fortuna ci siamo noi, non lì, di dai. Più, non di meno. No, ma fa rabbia perché tu paghi un abbonamento e ti senti sempre dire che è tutto sbagliato, a parte l'immagine del Napoli sempre in fine. Hanno parlato di Inter-Milan tutta la settimana, neanche fosse la finale di Coppa del Mondo, quando poi invece abbiamo visto le partite più belle sono state altre. Però, insomma... questa è una storia vecchia, Enzo, oramai... È inutile rivangare il... Inutile rivangarlo, certo. E allora, poiché noi le televisioni ce le abbiamo in casa, e io so quanti di voi guardano la nostra emittente, che io amo sempre dire, ormai da 7 anni, avevo coniato questo modo, TV Luna, la TV più azzurra che c'è, non si dispiacesse nessuno, però con le programmazioni, con le trasmissioni televisive, con le trasmissioni sportive, con i collegamenti da tutta Europa, la Champions, l'Europa League, il campionato, insomma, tante persone si sono alternate in questa TV, e hanno portato avanti il nome del Napoli, e mi pare doveroso dare merito anche a tutti voi che avete scelto questa televisione come un preciso punto di riferimento per poter parlare, per poter dire del Napoli. E stasera, come vi avevo detto venerdì scorso, c'è il secondo battesimo. Il primo battesimo è stato quello di Luna Azzurra Stadio, la trasmissione di Lucio Pietri, che saluto e ringrazio per aver dato ancora un tocco di napoletanità ancora di più alla nostra emittente, già c'era l'anno scorso, 2 anni fa. Quest'anno è ripartito alla grande. Ma stasera parte un altro interessante programma che vi consiglio di vedere. Primo, perché nel panorama variegato panorama del Napoli non si parlerà solo di Napoli, ma si parlerà anche del divertimento intorno al Napoli, del colore, del calore. Ma insomma ci saranno anche dei... ho visto le prove, perciò posso dire dei balletti, delle cose molto interessanti che ci ricondurranno sempre al Napoli. E io mi collego adesso con lo studio A di TV Luna, dove dovrebbe esserci Maria Adamo, perché tra poco, come io ho detto, alle 21 parte Super Goal, il nuovo format calcistico di TV Luna. E allora, Marilu, ci sei? Sì, grazie per la linea Angelo, per questo collegamento e complimenti per la tua trasmissione. Dicevi bene tu, un nuovo modo di intendere il calcio, il nuovo format che partirà questa sera a partire dalle 21, Super Goal, il calcio e pop, perché ci saranno sicuramente approfondimenti, tecnicismi, esperti del settore, però non mancherà quel guizzo artistico, quella vena di divertimento, perché per noi il calcio è anche divertimento, quindi c'è anche un po' di leggerezza e tant'altro, quindi io vi esorto a restare su TV Luna, perché alle 21 ci saremo noi. Se possiamo vedere lo studio in anteprima, magari facciamo vedere anche ai nostri amici da casa che cosa sarà. Se mi permetti, Angelo, questa è una sorpresa. Sorpresa. Benissimo, allora ci sintonizziamo alle 21. So che ci sono anche dei collegamenti in esterna, mi pare. Esatto, collegamenti d'esterna, ospiti e poi ci sarà una novità, però io non voglio svelare altro, quindi alle 21 Super Goal, il calcio e pop, cominciamo
con tante sorprese. Grazie a te. Allora, in bocca al lupo a tutti gli amici di Super Goal. Stanno facendo un lavoro da oltre un mese, vi dico, tra le scenografie, tra le preparazioni delle scritte. Bisogna... Adesso io non vedo l'ora di tornare a casa per mettermi lì a vedere Super queste Goal. Sorprese. Sì, no, vabbè, la prima sorpresa si chiama Marilù Adamo. Ecco qua, ci hanno chiuso anche la luce involontariamente, ma invece ci siamo. La prima sorpresa è Marilù Adamo, ma poi ci saranno anche altri ospiti che poi vedrete. Quindi alle 21 Super Goal. Detto questo, Super Goal lo deve fare il Napoli anche a Benevento, un Super Goal, non abbiamo parlato di Benevento. No, allora c'è intanto giovedì sera, c'è da vincere questa partita perché bisogna iniziare bene l'avventura in Europa League. Come dicevi giustamente tu poco fa, probabilmente Gattuso farà un po' di turnover, vedremo all'opera qualche giocatore che finora è stato impiegato di meno o non è stato impiegato per niente. Poi ci sarà questo derby col Benevento che, nonostante la sconfitta contro la Roma, non mi è dispiaciuto. È una squadra comunque molto insidiosa, era riuscita anche a pareggiare, il risultato tutto sommato è anche bugiardo, no? Soprattutto nelle proporzioni, quello che è maturato all'Olimpico per il Benevento, e quindi io mi aspetto una partita, un derby molto bello, un derby molto spettacolare, e alla fine però, consentitemi, non me ne vogliano gli amici del Sannio, ovviamente spero che il Napoli possa uscire vincitore. Andiamo ancora al telefono mentre guardiamo le immagini bellissime. Pronto? Buonasera a voi, sono Antonio, buonasera Angelo. Ciao, buonasera a te. Senti Angelo, io sono del 70, ho 50 anni e dall'84 venivo in curva B, quindi mi sono fatto tutti gli anni da quando è arrivato Diego e mi ricordo di voi, di Gennaro, di tutti quanti voi, però non venivo a fare le trasferte. Senti, volevo fare qualche domanda e qualche osservazione. La domanda è: Zielinski ed Elmas non si sa niente, sono ancora in... Domani sapremo, hanno fatto un'altra volta i tamponi, ma lo sapremo domani. Ho capito. L'altra cosa che volevo dire, ho sentito, sto aspettando da mezz'ora, quindi mi sono sentito tutta la conversazione vostra, tutte le vostre, il dibattito. Volevo dire che secondo me questa squadra è fortissima e completa, però se voglio proprio trovare il pelo nell'uovo, mancano ancora due tassellini. Non abbiamo un vice insigne e io avrei preso Boga del Sassuolo. Sempre se Milik avesse fatto il buono e quindi avremmo preso dei soldi, da lì avremmo ricavato dei soldi. E poi penso che non c'è un trequartista tipo dietro alla prima punta come Mertens, che ha bisogno anche lui ogni tanto, siccome si gioca ogni tre giorni, e avrei preso quello dell'Atalanta, come si chiama? Gomez. Magari. Vabbè, dopo queste osservazioni mie di fantacalcio, di fantacalcio, volevo dire che da quando c'è il digitale terrestre, ragazzi, hai una mente molto allargata e vai a fare un zapping sulle TV del nord, anche se non interessa, non vi puoi molto interessare. Io vi vorrei far Tele Lombardia, no? Che 152, 61, non mi ricordo, cioè è un tiro a segno ogni giorno contro De Laurentiis, contro la società Napoli, le realtà le modellano come vogliono loro, come dicono loro. Allora io dico, ma la società Calcio Napoli non può fare azioni legali contro queste persone, contro questi direttori, contro tutte queste, cioè quando andò a Milano si tolse la mascherina, in mega lì, di tutti i colori, non gliene hanno detti a Gabriele. Lasciamoli perdere, pensiamo a noi, grazie. Un abbraccio. Buona serata, grazie. Ciao. Se ci dobbiamo anche mettere a guardare tutto quello io che succede. Volevo rispondere brevemente sui due appunti a proposito della mancanza di un vice insigne e di un trequartista che possa dare il cambio a Mertens. Intanto, vedendo il Napoli giocare in maniera così spumeggiante contro l'Atalanta, mi verrebbe da dire che il vice Insigne non serve, perché se non c'è Insigne c'è Politano con Lozano dall'altra parte, e quindi il Napoli può tranquillamente giocare così. E quando Mertens avrà bisogno di rifiatare, beh, chissà, in quella posizione
potrebbe inventarsi qualche altra cosa Gattuso, magari provare proprio lo stesso Insigne o qualche altro giocatore. Guardavo la classifica sul computer qui nostro e vedevo come il Napoli praticamente ha gli stessi punti della Juve, nonostante ha perso 3-0 al tavolino e gli hanno tolto pure un punto di penalizzazione. Ma io veramente... Questa classifica qui è una classifica falsa, ovviamente, perché la classifica vera dice che il Napoli ha 9 punti e non 8, perché il Napoli ha vinto 3 partite su 3 e deve poi giocare la partita con la Juve, che non è detto che la perda. Certo, però non è detto nemmeno che la vince, quindi vedremo. Intanto il Milan è capolista, che pensi del Milan? Milan è una squadra molto giovane ma molto interessante, ha un ottimo allenatore, pensa volevano farlo fuori in estate, invece poi hanno capito dopo il lockdown che avevano un allenatore importante che tra l'altro ha fatto bene dovunque è andato, ricordo la sua esperienza alla Lazio tra le altre. È una squadra che però, come dicevo al nostro telespettatore all'inizio, dipende forse un po' troppo da pochi giocatori, uno di questi è sicuramente Ibrahimovic, intramontabile, un giocatore che non invecchia mai, che trascina la squadra, che segna, che fa vincere, che dà quella grinta in più, quella convinzione ai compagni. Non so se potrà reggere fino alla fine. E indubbiamente però devo dirti, Angelo, generalizzando un po' di più anche il senso della tua domanda, è un campionato rispetto agli anni passati molto aperto, molto incerto, dove ci sono tante squadre che possono inserirsi nella lotta per il titolo. Certo, intanto stavo guardando sempre sul sito della Gazzetta dello Sport, che mi sembra uno, voglio dire, dei più aggiornati in tempo reale, guardavo come l'avvocato Grassari sia convinto ancora una volta del suo ricorso. Lui dice, ecco qua, guardate, Grassani, il 3-0 alla Juve, difficile che anche in appello si continui a fare un torto al Napoli. L'avvocato del club campano sentenza. Perché, Angelo? Sì, perché rispetto al primo ricorso, che era un po'... Sì, era sicuramente anche quello, ci aspettavamo il 3-0 a tavolino, però qualcuno l'aveva previsto anche perché per una questione, no, del giudice sportivo che doveva in qualche modo avallare, no, le tesi della Lega. Questa volta il ricorso del Napoli si basa anche su alcune cose che sono state scritte nelle motivazioni della sentenza del giudice sportivo. Ci sono delle chiare, delle palesi incongruenze sulle quali il Napoli evidentemente farà leva per far ribaltare questa sentenza. Speriamo, come dicevamo in avvio, che già in appello questa sentenza possa essere sovvertita e se così non fosse, il Napoli però ha già annunciato che andrà poi al collegio giudicante del CONI. Intanto sempre dalla Gazzetta c'è una notizia dell'ultima ora, c'è l'ok, ci sarebbe l'ok del governo coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5. Il provvedimento richiesto dalla Regione entrerà in vigore giovedì, centri commerciali chiusi nel weekend. E quindi anche qui, dalla Lombardia, la regione più colpita per il Covid, parte un nuovo protocollo che speriamo che non arrivi al sud per non bloccare tutto, perché anche qui sembra che solo il calcio possa andare avanti, ma le altre attività no. Campania, tu lo sai meglio di me perché segui molto da vicino oggi 1600 queste vicende. 1530. La Lombardia sicuramente è la regione capofila, contagiati. Purtroppo ce ne dispiace, ma anche la Campania purtroppo non se la passa bene. Non se la passa bene. Noi, Enzo, volevo dirti ancora l'ultima, volevo chiederti ancora una cosa. Sì. Sulla questione... ecco, dei tifosi allo stadio, no? Col nuovo provvedimento non si potrà giocare a calcetto, tutto il calcio che, diciamo così, amatoriale si è fermato, quello non professionista, eppure quello è un calcio che dà sbocco a tante persone che tirano avanti anche col piccolo stipendio. Ma Angelo, tu in questo momento stai parlando di sport, ma io ti potrei fare tanti altri esempi che non riguardano lo sport. Purtroppo con questi nuovi provvedimenti si è evitato fino a questo momento un lockdown, però devo dire in tutta onestà che alcune categorie sono state e vengono già penalizzate. Io penso per esempio ai ristoratori, penso ai bar,
tu hai parlato adesso, ecco, di tutta l'attività amatoriale, no? Che anche lì c'è tutto un giro, no? di lavoro. E, indubbiamente ci sono alcune categorie che, nonostante non ci sia il lockdown, vengono penalizzate già da ora, e io non credo che il governo debba fare uno sforzo in più per cercare di capire come migliorare questa situazione. Ecco, in Campania sembra che solo i giovani stiano sbagliando. Non credo che solo i giovani stiano sbagliando, Enzo. Ci sono anche delle persone un po' superficiali. Ma io spesso passeggio per strada, vedo tranquillamente persone anche della mia età, anche più giovani, anche più vecchie, che non indossano la mascherina, per esempio. E questo, purtroppo, sappiamo benissimo che è sbagliato, no? Perché una delle cose essenziali da fare è indossare la mascherina. Ecco, abbiamo usato anche questi ultimi due minuti per parlare di questo problema che ci attanaglia, che ci vede ancora. Poi vediamo le scuole se riaprono, ecco. No? Perché ieri scuole non riaprono. In Campania no, per il momento. In Campania no. De Luca ha avuto la conferma dal TAR proprio nel pomeriggio. Il suo provvedimento è un provvedimento equo, legittimo. Secondo il TAR, legittimo. E quindi le scuole qui non è che non aprono, non fanno didattica da vicino, ma fanno la didattica a casa. Quindi non sono chiuse le scuole, ricordiamolo, sono aperte. Ma si fa lavoro a distanza, così come si è fatto da mese di marzo. Sto pensando poi ai tanti ragazzi che sono così, un po' sbandatelli. Vincenzo, posso dire Vincenzo? No, mi devi chiamare Enzo, allora, perché Enzo, io sono Danna. Enzo all'anagrafe. E Vincenzo non è bello. Non mi piace. Ma è San non Vincenzo. È il mio nome, ma non è il ma mio nome. C'è San Senso o San Vincenzo? No, è sempre San Vincenzo. Ah, vabbè. Però allora, il mio nome è Enzo. Allora, Enzo Danna, grazie, ecco, per essere stato con noi. Lo ritroveremo magari fra una decina di giorni, volentieri, con la sua analisi sempre compita, perfetta. Grazie alla super regia guidata da Federico Scatozza, dal collega Peppe Trapolino e da Antonio Biscardi. Niente, D'Angelo, buon pomeriggio, l'appuntamento è per domani, dove poi domani naturalmente partirà anche la trasmissione nostra del Sentieri Azzurri, ne parleremo domani, anche domani sera, grandi ospiti, grandi collegamenti, insomma. TV Posso Luna. Farti l'in bocca al lupo ufficiale, grazie, per grazie, la tua trasmissione. Grazie, TV Luna TV ti dà di più, effettivamente dà di più. Ciao.